perché non c'è chiarezza, cosa abbiamo fatto noi di male, perché il Reggio Calabria viene trattata in questo modo. Quindi non è il recupero che viene trattato male, ma è il Reggio Calabria che viene trattata male, quella Reggio Calabria che ha votato Salvini, attenzione. C'è molta amarezza nelle parole di Nuccio Recupero, coordinatore cittadino della Lega, ormai agli sgoccioli del suo mandato. Sarà sostituito con la giovanissima Anastasia Porpiglia, consigliere comunale di Villa San Giovanni e candidata con la Lega alle ultime politiche. Una sostituzione che nessuno ha comunicato ufficialmente al Recupero e che avviene nonostante la Lega abbia avuto uno straordinario risultato a Reggio. C'è una chiusura da parte del coordinatore regionale e del provinciale, abbiamo provato più volte a chiamarli, a sentirli, ma non c'è stato confronto in merito a questa situazione. Recupero esclude che il provvedimento possa arrivare in seguito alla pubblicazione su Repubblica di un articolo che gettava ombre sulla campagna della Lega e su presunti contatti con l'Andrangheta. Non credo. Anche perché all'interno di questo articolo c'è pure il coordinatore regionale che viene chiamato in causa, ci sono altre persone che vengono chiamate in causa. Purtroppo ci inseriscono in un articolo che parla di mafia e di 'ndrangheta dove noi non abbiamo niente a che vedere, a che fare. Anzi, il Recupero, che viene citato nell'articolo insieme al fratello, ha annunciato querela contro gli autori. Non abbiamo risposto a nessuno perché la risposta è qua, tutta questa, qua. Qua dentro c'è tutto l'incartamento. E l'atto querela che dopo questa conferenza stampa sarà depositato alla Procura della Repubblica. Riccardo Tripepi per la CNews 24.